Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto di USB, questa mattina una assemblea dei lavoratori, di cosa si è parlato e poi il momento topico, un flash mob in cui ironicamente si ringrazia il governo perché il cantiere Taranto è non significa soltanto voler un po' edulcorare la situazione, mettere un po' di pannicelli caldi, ma non andare alla radice, al cuore del problema che è la situazione Ilva ArcelorMittal. No, la giornata di oggi e la protesta simbolica che stiamo effettuando vuole lanciare un messaggio chiaro: il governo non è attento sulla questione di Taranto, dei cittadini di Taranto, dei lavoratori di Taranto. Prova ne è, lo dicevi tu prima, DL Taranto in questo momento completamente monco di reali questioni che possono veramente mettere nella condizione la città di uscire fuori da questo ricatto perenne, o l'acciaio o il lavoro, e l'acciaio vuol dire anche morte e malattia. E tra l'altro, con la dimostrazione di quello che sto dicendo, della disattenzione del governo, che a parole dice di essere sul pezzo a Taranto, è la dimostrazione di quello che è accaduto con l'integrazione salariale. Ironia della sorte che abbiamo un sottosegretario alla presidenza del Consiglio agli investimenti che è tarantino, il senatore Mario Turco. Ma io di Turco gliel'ho detto, ho avuto modo, apprezzo, come dire, il fatto che lui continui, la disponibilità e continui nella ricerca incessante di fondi che possono aiutare la città. Il problema è un altro: io credo che il ragionamento dovrebbe essere ad alti livelli, cioè lì o il Consiglio dei Ministri a un certo punto chiarisce come considera Taranto. Io gliel'ho scritto nel documento che gli abbiamo inviato: se Taranto è in una condizione eccezionale, merita di risposte eccezionali, che non possono essere il museo sottomarino e la banda musicale. E lo dico in tutta onestà, Taranto ha bisogno di altro. Questo è un contorno rispetto al problema vero? Sì, poi mi preoccupo perché se il governo dice di avere l'attenzione e dimentica di inserire l'integrazione nella legge di stabilità, bisogna aspettare 2 mesi, e ai lavoratori gli nega il diritto di far percepire ai lavoratori il 30% del reddito, lavoratori da cassa integrati, tanta leggerezza, tanta superficialità. Io credo che il governo o su Taranto cambia passo. Solo per quanto ci riguarda sarà battaglia. Noi abbiamo lanciato anche la manifestazione del 6 marzo credendo che questa città deve partire dal presupposto che bisogna stare uniti per il bene di tutti quanti. Ecco Rizzo, questa mattina un momento particolare, un flash mob che ha un aspetto scenico, ma le battaglie continueranno. Parliamo di questa iniziativa del 6 marzo, presentiamola. Il 6 marzo noi abbiamo lanciato un'idea sulla scorta dell'invito che ha fatto Diodato, che ha vinto il Festival di Sanremo, Tarantino puro sangue. Noi crediamo che questa città ha bisogno di unirsi e non di dividersi, come purtroppo fa da tanti anni, e crediamo che per il bene di tutti questa città debba scendere in piazza per chiedere rispetto al governo e per chiedere soprattutto che si mettano in campo misure che in altre città si sono messe in campo. A me piace ricordare una cosa, e l'abbiamo scritto nel documento al governo, scrivendo tra l'altro, non lo diciamo per polemica ma lo diciamo perché lo pensiamo: se siamo un'emergenza ci devi trattare come tale. Venezia era un'emergenza e è stata trattata come tale, 1 miliardo di euro in 72 ore. Le altre emergenze che ci ricordiamo in Italia sono state le banche. Per le banche in pochi minuti hanno trovato miliardi di euro. Per una popolazione che soffre di disoccupazione, soffre il dramma sanitario, soffre perché i propri figli abbandonano la terra, soffre perché tanta gente c'è la malattia, io credo che il governo si deve impegnare a trovare i fondi che deve mettere in condizione la città di uscire fuori da questo perenne ricatto che vive tutti i giorni. E per fare questo serve l'unità partendo da noi stessi. Rizzo, tracce dei parlamentari tarantini? Ma io il 6 l'invito aperto a tutti, l'abbiamo allargato alle altre organizzazioni sindacali proprio per dire, mettiamo da parte le questioni, le beghe personali, anche alla politica. Per il bene di Taranto dobbiamo fare comunità, dobbiamo fare quello che fanno a Genova e che a Taranto non riusciamo a fare, la dico così, o quello che sono riusciti a fare a Trieste e a Taranto non si riesce a fare. Michele Altamura, coordinatore USB lavoratori Ilva in AS, una protesta che è figlia della disperazione. Ora qui questo flash mob dinanzi alla prefettura, sperando che
nei piani alti si muova qualcosa e si ascolti il grido di dolore? Beh, lo speriamo da un paio di mesi, gridiamo questo grido di dolore, si parla da novembre, stiamo facendo assemblea, abbiamo avvisato anche i vari deputati di Taranto e provincia, ci hanno sempre dato delle promesse che veniva questo emendamento messo nel decreto milleproroghe, poi si è scoperto che all'inizio del mese di gennaio non c'era la copertura dei famosi 19 milioni di euro. E poi dopo le nostre manifestazioni e anche un presidio forte davanti alla raffineria il 7 gennaio si sono decisi a trovare questa copertura dei 19 milioni di euro, e proprio avanti ieri è stata votata nel testo alla Camera dei Deputati e ora è passato al Senato in attesa dell'approvazione definitiva entro il 29 febbraio. Legittime e sacrosante le proteste qui dei lavoratori USB, un governo che ha dimenticato Taranto, ma anzi in maniera ancora più subdola gioca con nuovi termini tipo il cantiere per Taranto, quando invece la miseria è crudele per chi lavora in Ilva. Purtroppo ad oggi, un anno e mezzo a questa situazione, però nel corso che secondo a fare le passerelle qui a Taranto, sia il nostro Presidente della Repubblica che il nostro Governatore Emiliano, dove ci hanno promesso mari e monti. Presidente del Consiglio. Scusa, del Consiglio. Dove ci hanno promesso che non abbandonavano Taranto in queste condizioni, anzi dovevano dare una mano in più per tirare avanti questo carro che se ne parla ancora dal 2009, che ancora ad oggi non trovano situazione e rimedio. Oggi siamo arrivati a questa crudele e verità, dove la nostra busta paga è 0 euro e uno con un reddito di 5 elementi a carico, cioè dove si va? Chiedo al nostro operatore, guardate la cifra, noi stiamo parlando di 0 euro davvero. Uno con un reddito di famiglia a carico di 5 persone, che devi andare avanti, dove devi andare avanti? Come si deve muovere? Cosa bisogna fare? Ora notiamo giustamente le rimostranze di altri rappresentanti, qui uno dei lavoratori invoca l'intervento del prefetto, giustamente perché il prefetto è il rappresentante del governo in provincia, sulla provincia di Taranto, e quindi chiaramente ci vogliono risposte. Le passerelle elettorali, quelle che fra pochi giorni farà Conte tornando a Taranto, non servono a nulla. A nulla, perché oramai siamo stanchi della nostra situazione. Noi adesso, più che avere passerelle, vogliamo persone che ci hanno garantito il posto di lavoro, ci hanno garantito un salario per poter andare avanti, non in queste circostanze. La verità è che la campagna elettorale è finita. E che quello è il bello, arriveranno, siamo tutti alle porte per la campagna elettorale. No, mi riferivo alla campagna delle politiche. Anche è molto facile in campagna elettorale parlare di chiusura di Ilva, di riconversione e quant'altro, è molto facile per il Premier venire a Taranto la vigilia di Natale, farsi il giretto anche davanti all'ospedale, in ospedale, e poi il piatto piange. Il piatto poi sarebbe questo, che dovremmo presentare. E non possiamo fare niente, perché questa è la dimostrazione che una famiglia, tutte le famiglie disagiate in questo momento, cosa devono fare? In che senso devono andare avanti? Le bollette, le tasse che si prendono. Anzi, addirittura... Lo fa figli e figliastri, perché qua a Taranto l'ha abbandonata, qua a Taranto non esiste più. Taranto, per, diciamo così, per lo Stato e tutte le politiche... È solo Milta per... Per il governo è solo Milta Taranto. Hanno promesso mari e monti e finora, in un anno e mezzo, non abbiamo visto niente, né da parte del governo né da parte di Taranto stesso, perché Taranto stesso si sta lamentando. La realtà, secondo me, è che anche c'è un'assenza assoluta della classe politica tarantina, soprattutto mi riferisco a chi ci rappresenta in Parlamento, perché avere dei rappresentanti di Taranto di maggioranza e poi vedere questa situazione, se non ci fosse da piangere, ci sarebbe da ridere.
Più che ridere, piangere. Dico ironicamente. Ironicamente, sì, noi non sappiamo manco più che cosa possiamo fare qua. Perché giustamente ci hanno pulito di tutto, ci hanno tolto dignità, ci hanno tolto l'amore per la nostra Taranto, perché noi siamo la dignità. La dignità di un padre che lotta per la sua famiglia, per mandare avanti. Ecco, parlando proprio di cifre, scusate, ma io dico, sono sempre abituato al fatto che non bisogna mai mettere la polvere sotto il tappeto, ma farla emergere. Ecco, parliamo di... Dico, la vostra situazione, voi avete una famiglia, avete dei figli, quanto percepite? Io questo mese ho percepito 900 euro. Quindi con 900 euro bisognerebbe... Una famiglia di 5 figli, di 5 componenti, un mutuo da pagare, tasse comprese, luce, spazzatura, acqua, dove bisogna andare? Se noi navighiamo con queste cifre, dove andiamo? Io sono disposto a fare qualsiasi cosa per dare una vita dignitosa per la mia famiglia, disposto a tutto. Le parole possono essere tante ma mancano, ma in sé per sé come siamo combinati ora? Proprio ci sentiamo persi, proprio strappati dallo Stato, non, come per dire proprio in mezzo tarantino, campo tutto sulla spalla dell'altro. Bene, non resta che augurarvi di continuare a combattere, perché io sono convinto che poi alla fine la lotta, quando è sincera, quando è seria, quando è sacrosanta, alla fine porta. È importante anche che la cittadinanza sia coinvolta e ascolti, raccolga questo grido di dolore. Noi come organo di informazione, come Luigi Abbate Production e Communication, siamo e saremo vicini a chi soffre. Grazie, grazie per la vostra... per il vostro intervento che avete fatto, ma noi non vogliamo solamente gli operai in AS, noi vogliamo che tutta la città di Taranto venga a sostenerci a noi, perché come stiamo noi è tutta la città così che piange, si lamentano, però purtroppo guarda... La molle Taranto. Governo svegliati, ci sono lavoratori che devono... provvedere a dare sostentamento alle proprie famiglie, è davvero una vergogna. Una vergogna, sì. Posso aggiungere una cosa? Ecco, in conclusione c'è un altro lavoratore che vuole aggiungere qualcosa. Sì, e soltanto vorrei aggiungere solo una cosa, perché mai a Taranto abbiamo avuto un numero così alto di parlamentari tarantini, mi riferisco ai grandi parlamentari che avevano promesso che avrebbero cambiato tutto il territorio di Taranto, chiudendo l'Ilva, bonificando. Io lo dicevo in tempi non sospetti. Io insieme a te, direttore. Il tempo è galantuomo. Infatti molto spesso sono abbastanza critico con loro. E questa è l'ennesima dimostrazione di questi parlamentari, in tutte le proteste che abbiamo fatto sin ad ora, tutte le assemblee, fossero venuti una volta, io non so nemmeno come sono fatti, eppure so da quello che leggo che sono di Taranto, cioè hanno letteralmente girato le spalle. Perché a fine mese percepiscono 15.000 euro, percepiscono non i 900 euro che percepite voi. Ha dei bambini, altrimenti chi non ha figli arriva a prendere 600-700 euro, perché lui ha dei bambini a quella somma là, altrimenti avrebbe preso molto di meno. Quindi questo vorrei chiedere a questi parlamentari, che prendono quanto 16-17 persone di noi al mese, messe insieme, non fossero venuti una volta, hanno promesso che ci avrebbero tutelato. E poi quindi a sto punto devo pensare che era tutto parte di un gioco già prestabilito all'inizio, perché se la maggior parte di noi stanno fuori, pur non avendo i requisiti per stare fuori, anzi al contrario dovremmo stare dentro, è perché all'interno denunciavamo le cose che avvenivano, se sono emerse molte cose all'esterno, è proprio grazie a noi che abbiamo uscito gli attributi per far emergere fuori le situazioni di pericolo ambientale che avveniva. E quindi adesso siamo stati messi fuori, abbiamo fatto notare al governo tutte le discriminazioni che abbiamo subito e comunque i 5 Stelle continuano come se nulla fosse.